Jessica, che c'è? Ecco lo zaino nuovo, fatelo bastare per altri 20 anni, ok? Perché l'ho pagato un sacco di soldi, tieni. Sì, tranquilla, tranquilla. Grazie, comunque è carino. E per quanto riguarda le penne e i quaderni? C'è tutto dentro, quaderni, penne, diario, tutto quello che ti occorre, almeno per i primi giorni di scuola. Ah, perfetto, grazie, grazie. Tesoro, vieni un attimo. E dimmi, mamma. Allora, dato che domani comincia la scuola, la mamma ti ha comprato degli zainetti, così scegli tu quale vuoi. Questo qui trasparente, questo qui dell'unicorno fatto a trolley, questo qui di Minnie, quale ti piace? Wow, quello lì dell'unicorno. Oh, perfetto. Allora, poi ti ho comprato i colori nuovi, il diario nuovo, tutto peloso morbidoso, ovviamente la merenda, acqua, succo, merendina, grembiolino rigorosamente dell'unicorno, perché sapevo che avresti scelto questo zainetto qui, e poi ti ho comprato anche un paio di scarpette, tutte illuminate, tutte sbrilluccicose, così ti vedi solo tu, ok? Che bello, grazie mamma, non vedo l'ora di andare a scuola domani. Laura, dimmi mamma, domani comincia la scuola, questo è lo zaino, tieni. Mamma, ma questo è lo zaino dell'Eurospin. E quindi tu i quaderni libri ci devi mettere dentro, non è che devi andare a fare la grande sfilata. Sì, ti ho capito, però è orrendo, c'è pure verde, che schifo. Non mi interessa, qua c'è il diario. Mamma, è del 2021, ma poi è tutto scritto. Ma possibile che tu abbia sempre da ridire? Strappa le pagine che sono scritte e sta a posto, diventa nuova l'agenda. E poi queste sono le scarpe, tieni. Ma queste sono di Jessica, quelle vecchie di Jessica, ma ne vanno pure grandi. E quindi sono più comode. Ma sei seria? Senti, a casa mia vizi non esistono, siccome le scarpe non sono del tutto consumate, le puoi sfruttare bene meglio, perché a scuola ci andrai a piedi, ok? Oh, Dio santo.